Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio raccontare la mia esperienza a Istanbul durante il Cosmoverse 2023. Innanzitutto, se mi seguite su X e su Instagram, già sapete tutte le informazioni più importanti che sono successe durante quella settimana, perché in realtà su X ogni giorno andavo a creare una sorta di riassunto di quello che succedeva durante la stessa giornata, e su Instagram invece condividevo soprattutto nelle storie quelli che erano dei momenti un pochino più personali. Quindi ad esempio vi facevo vedere un po' com'è il posto, la location, l'albergo, la vista, magari le piccole esperienze che erano interne proprio all'evento, come il caffè turco o come il tè turco, queste piccole esperienze all'interno dell'hotel dove si teneva il Cosmoverse. E quindi il mio video di oggi non vuole essere una ripetizione di quelle notizie, di quelle nozioni che già vi ho spiegato, che già vi ho raccontato, quanto più vuole essere in realtà un racconto di quella che è stata la mia settimana a Istanbul da domenica 1 ottobre a domenica 8 ottobre. Prima di questo però voglio partire con una domanda che magari molti di voi si stanno chiedendo e che secondo me è essenziale, ossia: Cosmoverse sì o Cosmoverse no? Cioè, lo promuoviamo come evento? Bene, la mia risposta a questa domanda è sì, lo promuoviamo senz'altro, e anzi io invito tutti coloro che sono interessati all'ecosistema Cosmos e che hanno la possibilità di spostarsi dove è il Cosmoverse di andare a partecipare per tanti motivi. Il primo è che si ha la possibilità di incontrare, di fare networking con persone che magari conoscete solamente online, persone o progetti che avete anche utilizzato ma che non avete mai avuto modo di poter conoscere chi c'è dietro, chi è che li sviluppa. Quindi andare a conoscere tutto il dietro le quinte, anche un po' oltre, cioè capire quello che sta per avvenire, perché comunque vengono presentate anche molte anteprime di quello che succederà. Guardate anche semplicemente ad Osmosis 2.0, guardate ad ABCI++ dell'Interchain Foundation, guardate a Composable Finance che vuole andare ad integrarsi con Ethereum. Quindi ci sono tante novità che vengono presentate durante un evento del genere. E poi ripeto, anche perché andandolo a comparare con gli eventi italiani, quindi se magari invece avete già partecipato a qualche evento in Italia, il Cosmoverse è a mio avviso in questo momento una spanna sopra, sia per il costo che è estremamente ridotto, perché i biglietti del Cosmoverse, se li prendete subito, costano 40 euro, poi arrivano fino ad un massimo mi pare di 80-90 euro ma veramente a ridosso dell'evento, quindi se voi li prendete subito costano meno di 50 euro, e in secondo luogo quello che offrono è effettivamente un'esperienza all'altezza di quello che paghi, nel senso che ovviamente non è compreso l'alloggio, il viaggio, quello lì è a parte, quindi se è vicino casa ovviamente conviene economicamente, altrimenti magari più impegnativo, ma tolto quello, che comunque non viene mai offerto dalle conferenze, dato che non è una spesa che le conferenze giustamente possono andare a soddisfarti, tolto quello, il Cosmoverse veramente include tantissimo all'interno del suo prezzo, perché tutti i pasti, quindi colazione, pranzo e vari spuntini, tolta la cena perché a cena sei già a casa, sono inclusi e offerti dall'evento stesso, oltre al fatto che la location è sempre una grandissima location. Infatti a Istanbul eravamo allo Swiss Hotel, che è un hotel 5 stelle veramente bellissimo. Quando entri c'è questa enorme vetrata che dà proprio sul mare, sui grandi ponti che collegano la parte europea dalla parte asiatica di Istanbul, ed è veramente veramente bellissimo. Tolto questo, adesso invece vorrei andare a raccontarvi un po' appunto la mia settimana. Quindi lunedì, martedì, mercoledì, Cosmoverse, 3 giorni molto molto pieni, molto molto intensi, perché di fatto si partiva la mattina alle 8, dove veniva offerta la colazione e c'era un'ora diciamo di relax, networking, quindi le persone incominciavano ad arrivare. Alle 9 partivano gli eventi, e tra l'altro vi voglio sottolineare come gli eventi fossero suddivisi tra main stage, quindi il palco principale, poi c'era un piccolo palco dove venivano tenuti dei workshop proprio in una zona separata, e in un'altra zona separata, addirittura un altro piano, c'erano 3 o 4 aule dove venivano tenuti workshop più tecnici, proprio quelli dove prendi il computer, prendi appunti, magari programmi, chiedi, fai domande a coloro che stanno proprio presentando, anche perché tipicamente sono coloro che stanno sviluppando il progetto stesso. Infatti pensate solo a ABCI++, Neutron ha presentato i suoi moduli
IBC, insomma tutti gli workshop più tecnici venivano tenuti in queste stanze, che comunque erano decisamente grandi, ospitavano tranquillamente tutti coloro che volevano partecipare, molto molto interessante. Questo fino all'una, dall'una alle due poi c'era una pausa pranzo, sempre offerta chiaramente dall'hotel, e infine si tirava nuovamente fino alle 5 più o meno. Dopodiché gli eventi finivano, ma chiaramente se volevi potevi rimanere nell'hotel, e ogni sera c'era un side event differente. Quindi la prima sera siamo stati sempre lì in zona Swiss Hotel e al party, se non sbaglio, di Agoric. Anche così anche la seconda sera, la terza sera c'è stata la festa ufficiale dell'evento che ha portato la conclusione al Cosmoverse, e poi si passa al giovedì. Il giovedì era una giornata di mezzo, nel senso che il Cosmoverse era finito. Io rimanevo ad Istanbul perché partecipavo anche all'ACMOS, che è l'hackathon relativa al mondo di Cosmos, facente sempre un po' parte del Cosmoverse, che però era venerdì e sabato. Quindi giovedì ho colto l'opportunità per girovagare un po' per Istanbul e ho cercato di vedere il più possibile, per quanto ovviamente in un giorno una città grande quanto Istanbul non è che proprio la puoi vedere tutta. E finalmente si arriva a venerdì e sabato, dove c'è stata l'hackathon del Cosmoverse, che prendeva il nome di ACMOS. Come funzionava? Allora, in realtà l'hackathon si teneva in un posto differente dal Cosmoverse, sempre in un hotel meraviglioso 5 stelle, non ricordo il nome, ma appunto non era più il Swiss Hotel ed era in una posizione leggermente più dislocata dal centro, che era dove tra l'altro avevo anch'io il mio appartamento. Veramente veramente molto bello. Tra l'altro questo hotel serviva del cibo che era squisito, nettamente più buono anche dello Swiss Hotel, dove il pranzo, diciamo, era sicuramente accettabile, però nulla di straordinario. Invece questo hotel veramente veramente buono, anche il cibo che veniva servito. E in realtà, ecco, l'hackathon è stata molto bella. Doveva durare 2 giorni, nel senso che venerdì e sabato, ma l'atto pratico è durata tipo 25 ore, perché siamo partiti a mezzogiorno, l'una ormai del venerdì, e la consegna era l'una del sabato. Anche qui ormai non è più uno spoiler, io e il mio team abbiamo scelto la traccia della Interchain Foundation su ABCI++, che è il nuovo protocollo che serve per poter comunicare tra Comet BFT, che è il protocollo di consenso vero e proprio di Cosmos, e la blockchain specifica. Quindi c'è questo ABCI++, che tra l'altro ABCI sta proprio per Application Blockchain Interface, il ++ ovviamente perché è un'evoluzione del vecchio protocollo ABCI, e alla fine abbiamo vinto il primo premio con questo progetto che abbiamo chiamato ABCAI++ Moderator, dove c'è anche il gioco di parole con AI sull'intelligenza artificiale, il cui obiettivo è quello di andare a filtrare in maniera automatica, grazie proprio delle chiamate all'intelligenza artificiale, le proposal scam che su Cosmos sono comunque piuttosto frequenti, nel senso che arrivano queste proposal sulla governance che contengono magari dei link di phishing, finti airdrop. E questo nostro progetto, andando a mandare delle chiamate all'intelligenza artificiale, in base a come l'intelligenza artificiale valuta la proposal, se la sua valutazione supera una certa soglia da noi stabilita, questa veniva subito eliminata. L'idea è piaciuta molto e quindi abbiamo anche vinto il premio, avrete visto la foto. Anche questa bellissima esperienza. Se siete curiosi di sapere quanto ammontava il premio, il primo premio nel nostro caso era di $8,000 su 5 partecipanti che componevano il gruppo, per l'appunto. Infine, ragazzi, poi la domenica di fatto non l'ho nemmeno passata a Istanbul, perché sono partito la mattina piuttosto presto, sono tornato in Italia ed eccoci di nuovo qua. Quindi ci tenevo a farvi questo riassunto, a raccontarvi un po' questa mia esperienza, a invitarvi ai prossimi Cosmoverse, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, perché so che magari una persona non ha la possibilità di prendere una settimana ad un periodo casuale dell'anno e andare magari in una città estera anche molto lontana, proprio perché è, essendo il Cosmoverse itinerante, magari l'anno prossimo chissà in quale città lo fanno. Detto questo, Cosmos, che cosa ti ha lasciato questo Cosmoverse? Se dovessi farmi, diciamo, questa domanda da solo, mi ha lasciato sicuramente un'impronta positiva. Quindi sono convinto che Cosmos è uno di quegli ecosistemi che sopravviverà. Allo stesso tempo, quando partecipi a eventi del genere, capisci che comunque tante cose non vanno ancora bene. Ci sono tanti problemi, ci sono tante mafie, tra virgolette, quindi persone che comunque sono ai vertici, che hanno un potere enorme e
che diciamo sono un po' a capo tra virgolette di tutto nel mondo cripto, è abbastanza tipico, quindi succedono queste cose, si tende a formare dei conglomerati di persone che hanno tanta influenza, è normale proprio perché comunque l'influenza deriva anche da quanto tempo tu sei dentro, da che cosa hai fatto, quindi dai progetti che hai portato. Se voglio descrivere un punto negativo, ecco, quello che secondo me Cosmos in questo momento deve fare è cercare di trovare un piano ben stabilito come linea guida verso il futuro, perché tutto quello che ho visto al Cosmoverse non mi ha dato comunque modo di capire qual è l'obiettivo conclusivo di Cosmos, come intende andare a estrarre profitto in maniera reale, perché la tecnologia è molto buona e la roadmap della tecnologia in realtà c'è l'interchain stack, c'è la roadmap anche del lab, però poi la roadmap economica invece mi sembra quella che sempre un po' scarseggia di più, le consumer chain comunque praticamente non portano alcun guadagno, si fa sempre un po' fatica, in più c'è anche un massimale perché non si possono mettere troppe chain come consumer chain a livello di scalabilità, quindi da questo punto di vista sono molto curioso di vedere come evolverà la situazione. Detto questo ragazzi, siete degli eroi clamorosi per essere arrivati fino a qui, commentate come al solito con "sono un eroe clamoroso", io vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi!